Insomma, siamo stati secondo me intanto un po' troppo generosi perché questo 110% si poteva trovare una misura un po' diversa. Comunque, adesso dobbiamo trovare il punto di sintesi tra che cosa? Tra il fatto che gli imprenditori non possono vedersi cambiare le regole dalla sera alla mattina e il fatto che il debito buono, che era quello rivolto proprio al settore delle costruzioni edilizie, rischia di diventare debito cattivo. Ecco. E quindi questo non va assolutamente bene, perché quando lei, Andrea, dice che l'11% dei crediti ceduti, mi pare 38 miliardi, sono frodi, 4 miliardi, 4 e mezzo, Sì. quello che è, sono frodi, e insomma un po' di preoccupazione E c'è, perché beh. ripeto, quel debito buono rischia di diventare debito cattivo. E si doveva immaginare, perché quando tu allunghi molto la catena, allungandola nelle diverse pieghe si inseriscono queste situazioni di frode. E quindi, secondo me, dobbiamo trovare una norma che, come dire, traghetti questo comparto e quindi evitare, ripeto, che dalla sera alla mattina Sì, cambino le regole. ricordo che il Quindi Consiglio dei Ministri della potrebbero prossima cambiare. settimana affronterà anche questo argomento. No, scusami, Virginia, prego. Ecco, potrebbero cambiare, insomma, per quelli che non hanno già iniziato i lavori. Sì. Ecco, e per quelli che li hanno già iniziati, evidentemente i controlli devono diventare assolutamente più severi. Sì. Per quanto riguarda invece